Un genitore che si ammala di cancro è un vero dramma per un figlio. E se il papà o la mamma muore di tumore, spesso il cammino è duro, fatto di sofferenza e di lotta tra illusioni e delusioni di un male che è ancora purtroppo oscuro. Ma i figli di un genitore in fin di vita hanno trovato una mano, un sollievo alla loro indicibile sofferenza. La Fondazione Maria Rossi, che ha ideato un progetto Figli di Nessuno. Ho chiesto ai ragazzi se volevano incontrarsi, vivendo situazioni familiari molto complesse, e quindi loro hanno accettato di incontrarsi e da lì poi è nato tutto il progetto Figli di Nessuno. Abbiamo scelto il cortometraggio perché il cortometraggio è corto, perché possono parlare loro, perché dà un messaggio preciso, senza retorica, senza demagogia e senza altre possibilità di intervento esterno. La ONLUS, costituita nel 2005 dai figli della signora Maria Rossi, deceduta in giovane età per un tumore, ha dato ai giovani un motivo in più per continuare a credere nella vita, a sognare, a sorridere di nuovo. In che modo? Realizzando il cortometraggio Io sono qui, del regista barese Pierluigi Ferrandini, apprezzato per i suoi lavori, vincitori complessivamente in oltre 150 festival nel mondo. Il suo ultimo lavoro, Oro Verde, è stato selezionato ai Nastri d'Argento per aver vinto il premio della giuria Holly Shores Film Festival di Hollywood. Nella chemioterapia stiamo avendo più effetti collaterali che benefici, la massa continua a crescere. 12 minuti che con delicatezza e coraggio parlano di cancro, una parola che solo a sentirla fa male, fa paura, e che invece sei giovani figli di nessuno hanno trovato il coraggio di nominare, di vivere e di sopravvivere al dolore. Sentivamo il bisogno di raccontare che la sofferenza e la disperazione di una situazione così tragica poteva essere vissuta anche con una tranquillità d'animo che ti permette di affrontarle queste situazioni e di portare, diciamo, un sorriso e una speranza ogni giorno, sia al genitore che purtroppo è morente, e anche in famiglia. Noi abbiamo un ruolo fondamentale perché siamo giovani e dobbiamo scommettere ogni giorno che si possa trovare una soluzione nonostante tutto. Questo è quello per cui noi ci siamo uniti e nel dolore abbiamo trovato la forza reciproca per andare avanti.